Il carnevale flerese ha accontentato proprio tutti quest'anno, da chi ama i giochi e le maschere della nostra tradizione a chi preferisce quelle più recenti e moderne, dai più piccoli con una festa ad hoc fino agli adulti, a cui è stata dedicata la serata in maschera di ieri presso la sala della nuova scuola dell'infanzia Nascimbeni di Via Paine. Ed è proprio a proposito di questo spazio e della serata che ai nostri microfoni parla l'assessore alla cultura Elena Franceschini. Questa struttura è stata completata l'anno scorso a giugno, ha avuto tutte le certificazioni del caso e poi l'abbiamo inaugurata noi l'estate scorsa, noi siamo stati eletti a giugno, verso agosto l'abbiamo inaugurata e abbiamo deciso appunto di utilizzare questa sala che è un distaccamento della scuola dell'infanzia che la scuola utilizza come laboratorio di psicomotricità, palestra oppure per i saggi di fine anno e anche i saggi di Natale. Mentre noi come comune abbiamo deciso di utilizzarla anche per i corsi di teatro, sia per i bambini che per gli adulti e anche per i concerti di Natale o comunque vari concerti della banda. E quest'anno abbiamo deciso di fare qui la festa di carnevale degli adulti su istanza di tante associazioni fleresi, abbiamo avuto l'esigenza di fare una festa ad hoc anche per i grandi perché poi quando è carnevale tutti torniamo un po' bambini e abbiamo voglia di travestirci, di divertirci e di stare insieme, è un momento aggregativo per noi e per le famiglie fleresi. È andata benissimo, Dio ci ha regalato un sole magnifico per cui abbiamo avuto una giornata stupenda anche dal punto di vista del tempo. C'erano tantissimi stand all'interno del parco dell'oratorio, c'era la Sibilla che faceva le carte, poi c'erano i giochi, le pignatte, gli elastici, il campo minato militare, i gonfiabili, le reti elastiche, è stata veramente una giornata meravigliosa, i bambini si sono divertiti tantissimo e anche le famiglie.